è stata presentata questa mattina, nel corso della conferenza stampa tenutasi a Palazzo di Città, la nuova giunta di centrosinistra al governo della Città Bianca. Alla presenza degli assessori uscenti e subentranti, il primo cittadino Domenico Tanzarella ha illustrato le motivazioni che hanno portato la maggioranza a provvedere al rimpasto e contestualmente ha firmato i nuovi decreti di nomina che hanno visto l'entrata nel governo di Antonio Blasi, con delega ai lavori pubblici, che va a sostituire l'uscente Francesco Salon, Vincenzo Palmisano, con delega alla pubblica istruzione, che subentra l'uscente Luisa Danese, e Francesco Prudentino, con delega alla polizia locale, viabilità e trasporti, che subentra invece all'uscente Agostino Iaia. A questi si aggiunge poi Angela Matarrese, nuovo assessore al bilancio, che subentra invece all'uscente Piero Marzio. Penso che questa mattina costituisca una risposta ovvia e scontata a quello che stiamo dicendo da tempo, cioè all'interno della maggioranza del Comune di Ostuni non esiste alcun problema, questo lo dico in termini molto chiari a tutti i cittadini di Ostuni. Do il benvenuto ai nuovi assessori, alcuni hanno già avuto precedenti esperienze come il professore Prudentino, che quindi fa parte di questa coalizione da tempo e vi è ancora, a differenza di altri che hanno pensato bene di lasciare la coalizione per avventure poco probabili in un contesto politico, e altre nuove entrate come l'avvocatessa Angela Matarrese, oggetto di tanto clamore nella nostra città. Ho precisato più volte e lo ribadisco che l'avvocatessa Angela Matarrese, oltre ad essere una valente collega professionista, ha dimostrato un percorso di grande correttezza e di coerenza, perché si è candidata alla città di Ostuni autonomamente in rappresentanza della lista ufficiale dell'UDC e ha sempre avuto un atteggiamento di opposizione costruttiva e collaborativa, sempre nell'interesse della città.